libro è nato sulla base di valutazioni che ho letto subito dopo il referendum e nelle settimane successive. Mi è sembrato che la sottovalutazione del movimento referendario, dei suoi risultati, delle sue caratteristiche, sia stato un atteggiamento veramente sbagliato da parte di molti settori del centro-sinistra. Non è stato capito la capacità di mobilitazione di un'idea chiara, di un obiettivo a cui si poteva partecipare. Non è stato apprezzato la quantità enorme di persone che si sono mobilitate, alcuni milioni, e alla fine anche la coerenza tra gli obiettivi e i risultati ottenuti, perché non si sarebbe mai arrivati ad un risultato del genere senza una mobilitazione così ampia. Quindi questo conferma che se noi vogliamo riprendere un'iniziativa politica degna di questo nome, bisogna superare questo dualismo per cui i movimenti sono quelli che agitano la situazione e poi la politica non si sa bene in che modo dovrebbe concludere le situazioni. In realtà bisogna stabilire un rapporto positivo tra movimenti e scelte e soluzioni politiche. I movimenti intanto devono stare molto attenti a non ripetere l'errore dell'87. Dopo l'87 ci fu sostanzialmente lo spegnimento di ogni iniziativa, convinti ormai di aver vinto a vita. La vecchia talpa del nucleare ha lavorato, ha interessi enormi che la muovono e di conseguenza poi alla fine si è ricreato un clima che poco a poco ci riportava il nucleare in Italia. Oggi bisogna non dormire sugli allori perché non è mai una vittoria per sempre, perché gli interessi del nucleare, questo non va mai dimenticato, sono enormi perché c'è tantissimi soldi che vengono mossi, sono molto concentrati e quindi sono le classiche operazioni nelle quali si possono ottenere degli enormi risultati, tangenti comprese, con spese che poi la società deve pagare per decenni, con costi di salute e sull'ambiente che sono terribili. Quindi non dormire sugli allori e cercare di creare le condizioni perché questo non possa avvenire. I movimenti sono un po' diversi tra loro, perché il referendum per l'acqua, ad esempio, va riconosciuto, ha una capacità di mobilitazione, una diffusione sul territorio rara, molto importante, veramente organizzata e molto partecipata. La cosa è fondamentale perché il referendum sull'acqua ha un esito che colloca nelle sedi dei comuni e di gestione locale il problema di come essere coerenti con il risultato del referendum. Infatti sappiamo che comune per comune si rischia di avere espugnato il risultato referendario, oltre che i pericoli che vengono da scelte politiche nazionali. Sul nucleare è un po' diverso perché è partito molto più tardi, in fondo l'iniziativa è stata generata dal governo Berlusconi, perché se il governo non avesse fatto approvare a colpi di fiducia una legge assurda, il movimento contro il nucleare non ce ne sarebbe stato neppure bisogno. Nel giro di meno di 3 anni si è passato dalla prima reazione al referendum e alla vittoria. Per arrivare a questo risultato il rapporto è stato un rapporto di collaborazione. Adesso non voglio dipingere un rapporto idilliaco perché non è stato così, però un rapporto di sostanziale collaborazione tra movimenti e forze politiche conquistate pezzo a pezzo la battaglia contro il nucleare e anche associazioni, cultura, settori di varia natura, cioè è stato un coacervo di soggetti. Mentre l'acqua, diciamo, ha una sua soggettività forte e gli altri hanno aderito, il referendum contro il nucleare ha avuto una storia diversa, più breve, ma anche molto più articolata, molto più complessa da un certo punto di vista. Secondo me è più simile anche a quello di cui abbiamo bisogno. E partendo da questo che io penso che un'alternativa politica di cui questo Paese ha assolutamente bisogno dovrebbe essere costruita in un rapporto tra scelte politiche e, diciamo, società, movimenti, senza una giusta posizione, una contrapposizione tra questi due aspetti, perché c'è bisogno della partecipazione, del protagonismo e di scelte politiche che tengono conto di questo protagonismo e non mentano sulle scelte che verranno fatte, debbono mantenere la parola che danno.